Caro Papa Francesco, sono Rania e sono di origini palestinesi. Volevo chiederti, ma se comincerà la terza guerra mondiale, la pace non tornerà più? Hai fatto una domanda che tocca anche la tua terra, che soffre tanto in questo momento. Si scoppia la guerra è scoppiata già, cari. Sentite questo, la guerra è scoppiata in tutto il mondo. Dobbiamo pensare un po'. Lavorare per la pace. Lo diciamo insieme a bassa voce. Lavoriamo per la pace, tutti. Facciamo una cosa in silenzio, facciamo un saluto con la mano a Rania e a tutta la gente della sua patria. E tu fai sapere alla gente di Palestina che tutti i bambini hanno salutato. Ciao Papa, io sono Ivan e sono ucraino, ma tu ci puoi spiegare come si fa la pace? È una domanda molto difficile questa. Come si fa la pace? Vieni, vieni qui. Slava Gesù Cristo. Come si fa la pace? Non è facile dirlo. Non c'è un metodo per imparare a fare la pace, no. C'è un gesto. La pace si fa con la mano tesa. Buonasera, benvenuti al diario di Papa Francesco, benvenuta a Suor Emma De Ganci dell'Istituto Religioso del Sole e dell'Amore e Don Emilio Salvatore, biblista, insegna alla Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale. In copertina abbiamo visto l'incontro in Aula Paolo VI terminato meno di due ore fa tra Papa Francesco e oltre 7.000 bambini provenienti da 84 differenti paesi del mondo. Un incontro che ha avuto il tono del dialogo, come abbiamo visto. Dialogo con i bambini, che è proprio materia tua perché vieni da un lungo insegnamento di religione, sei uno dei volti, dei conduttori della trasmissione per bambini di TV 2000 Caro Gesù, in onda il sabato mattina alle 10:15. È sempre così difficile rispondere alle domande dei bambini? Anche il Papa diceva, questa è una domanda difficile. È difficile se uno pensa di dover dare delle risposte esaustive o comunque chissà che cosa. Se invece pensa di poter dialogare con loro e soprattutto fare in modo che quel messaggio che hai ricevuto, cioè questa fede, la gioia di credere, la puoi condividere. Se credi in questo, allora non è poi così difficile. E i bambini ti aiutano. Perché ti aiutano? Ti aiutano con il loro ascolto. È vero che, diceva oggi Mario in Cudine, bisogna educare i bambini all'ascolto. Ma è vero anche che ti aiutano e quando ti ascoltano, io faccio l'esperienza di perdere anche la timidezza che ho e la paura di fare papere, ma con loro mi sono trovata veramente bene, sia quando insegnavo e sia anche adesso in questa avventura di Caro Gesù. È diverso farla in televisione, questo dialogo con i bambini? Sì. Da una parte sì, dall'altra se mi concentro in quell'attimo presente e siamo gli uni per gli altri, allora poi diventa anche naturale. Ho visto anche l'esperienza che ho fatto, le prime tre registrazioni ero un po' più tesa, forse anche imbranata, ma poi dopo poi diventa anche bella, diventa un'esperienza, soprattutto perché senti che quella presenza che Gesù ha detto, io sarò sempre con voi, in mezzo a voi, si sperimenta. E dell'incontro di oggi tra il Papa e i bambini cosa ti ha colpito? Mi ha colpito questo suo modo di fare, per così dire, di catechesi, cioè il far ripetere quelle semplici risposte, quelle semplici frasi, in modo da far entrare e diventano come... Io utilizzo questo metodo soprattutto anche con il canto. Musicavo io le rispostine oppure le cose da ricordare, in modo che con i bambini diventava anche facile poi ricordare a mo' di gioco, a mo' di canto, le cose che avevamo detto. Quindi questo suo far ripetere nella modalità a voce alta o a voce bassa secondo l'argomento, e anche i gesti, il tendere la mano, il salutare, quindi un modo di parlare con tutto il corpo anche. Don Emilio, anche tu ti stai cimentando nella comunicazione con i bambini, da biblista, lo stai
facendo sulla rivista Catechisti Parrocchiali, dove racconti la Bibbia. Che esperienza è per un biblista raccontare la Bibbia ai bambini? Cosa c'è di differente rispetto a farlo con gli adulti? Innanzitutto vorrei dire che sono nato catechista, quindi l'amore, diciamo, alla trasmissione del Vangelo, dei racconti biblici è stata sempre molto forte nella mia vita. Poi da qui è nato anche il percorso che mi ha portato a riprendere la vocazione di quando ero bambino e a dedicarmi naturalmente a fare il cammino del sacerdozio e tutte le altre attività, anche lo studio della Bibbia è nato così. Anzi, mi piace ricordare questo episodio. Quando ero piccolo, mia nonna, mia mamma aveva altri bambini dopo di me, eravamo cinque in famiglia, mia nonna, io lo dico sempre, mi raccontava dei passi del Vangelo. A volte erano autentici, poi ho visto. Altre volte erano apocrifi. Altre volte erano apocrifi, erano della Bibbia dei poveri. Li ho ritrovati in qualche apocrifo, in qualche narrazione un po' agiografica. Altre volte erano inventati, però mia nonna mi ha trasmesso il gusto del narrare. E fondamentalmente anche l'attività con Catechisti Parrocchiali è un aiutare i catechisti a ritrovare il gusto di narrare, perché i bambini amano ascoltare il racconto, i racconti, e l'aspetto umano interpersonale è insostituibile. Qualunque altro tipo di narrazione che noi possiamo utilizzare con altri linguaggi non è all'altezza della trasmissione che c'è nel rapporto umano. E facciamoci allora raccontare il Vangelo di domenica da Papa Francesco, così come ha fatto all'Angelus ieri. Vangelo di Matteo, un dialogo duro di Gesù con scribi e farisei, cui viene detto, rivolgendosi agli altri, insomma, guardatevi da queste persone perché dicono e non fanno, fanno per essere ammirati dalla gente. Di qui parte la riflessione del Papa. A questi maestri di Israele che pretendono di insegnare agli altri la parola di Dio e di essere rispettati in quanto autorità del Tempio, Gesù contesta la doppiezza della loro vita. Predicano una cosa ma poi ne vivono un'altra. Queste parole di Gesù richiamano quelle dei profeti, in particolare di Isaia. Questo popolo si avvicina a me solo con la sua bocca e mi onora con le sue labbra, mentre il suo cuore è lontano da me. Questo è il pericolo su cui vigilare, la doppiezza del cuore. Anche noi abbiamo questo pericolo, Questa doppiezza del cuore che mette a rischio l'autenticità della nostra testimonianza e anche la nostra credibilità come persone e come cristiani. Intanto, chi erano gli scribi e i farisei e quale, nel tentativo, che non so fino a che punto sia sempre corretto, comunque, di trasferire questo episodio nella realtà storica di oggi, a chi corrispondono? Ai preti, a tutti noi cristiani? I farisei in particolare erano un gruppo religioso, laico, che viveva e voleva vivere nella vita quotidiana, in famiglia, negli ambienti più diversi, le norme di purità che il codice di santità contenuto nel Levitico in modo particolare attribuiva ai preti. Quindi erano laici, un movimento religioso che ci teneva a mostrare la propria osservanza, la fedeltà a queste norme, in maniera a volte anche ossessiva. Per questo Gesù entra in dialogo con loro, non è perché non li stima. Molti erano persone anche autorevoli, sappiamo che anche il maestro di Gamaliel, il maestro di Paolo, era un fariseo stimato. E Gesù stesso accetta inviti in casa di farisei, dialoga con loro perché qualcosa li unisce e qualcosa invece li divide. Qual è questo qualcosa? La caratura profetica del messaggio di Gesù, cioè andare alla profondità dell'osservanza, alla radicalità, ai sentimenti, a quello che c'è nel cuore, non solamente a un'osservanza formale, a cui invece i farisei tenevano molto. E comunque è ingiusto fare di tutto un'erba un fascio e fare poi dare l'accezione poi completamente negativa, perché poi nel linguaggio comune fariseo è diventato sinonimo di ipocrita, non era così? Assolutamente sì.
l'accusa di Gesù è rivolta verso persone che Gesù stimava e a cui chiedeva una radicalità e una profondità che non avevano. A chi paragonarli oggi? Ma la tradizione dice, anche un proverbio delle mie parti, dice: fai quello che prete dice, non quello che prete fa. In realtà questi sono laici. Il Papa giustamente... Tu così non stai difendendo i preti, però? Non sto difendendo i preti hanno le loro responsabilità, abbiamo le nostre responsabilità. Però è riduttivo anche questo, perché il Papa ha fatto degli esempi molto chiari, un insegnante, un papà, una mamma, un politico cristiano, un sacerdote ovviamente. Anzi, più grandi sono le responsabilità, ha detto il Papa un'osservazione bellissima, no? Più grandi sono le responsabilità e più a rischio siamo di tradire. Quindi quello non che è la siamo. Categoria, il tema è l'ipocrisia. Esattamente. E il tema è l'ipocrisia ed è possibile che l'ipocrisia porti a una specie di paradosso, cioè quando noi parliamo di idolatria, di solito lo facciamo, che ne so, l'idolatria del denaro, per dirne una facile. Però si può essere idolatri anche verso il Vangelo, se è una buccia e non c'è il frutto dentro, se non è vissuto. Se diventa uno schermo, un modello, un qualcosa di separato dalla vita. Gesù parla sempre della vita delle persone e della fedeltà nella vita alla legge in particolare, alla Torah, perché anche Gesù non è che ha abolito la Torah, è venuta però a farcela comprendere in un modo nuovo. E i bambini se ne accorgono subito? È più facile, è più difficile barare con i bambini o è più facile? È difficile, secondo me. È più difficile, perché i bambini si accorgono. Magari non sanno dire che cos'è, ma lo vedi nei loro comportamenti. E soprattutto, per esempio, una volta mi ricordo che qualcuno mi ha detto, vivevo un momento un po' difficile, mi ha detto: Soremma, tu non sorridi più. Cioè, si accorgevano anche del modo come io comunicavo, vivevo. Quindi non solo se le cose che dicevo erano vere o no, cioè, o se c'era ipocrisia, ma anche dal mio mondo interiore. E questo mi ha colpito molto. Secondo me si accorgono. Torniamo alle parole del Papa. Tutti noi sperimentiamo per la nostra fragilità una certa distanza tra il dire e il fare. Ma un'altra cosa invece è avere il cuore doppio, vivere con un piede in due scarpe, senza farcene un problema. Specialmente quando siamo chiamati nella vita, nella società o nella Chiesa a rivestire un ruolo di responsabilità. Ricordiamoci questo, non alla doppiezza. Per un prete, un operatore pastorale, un politico, un insegnante, un genitore, vale sempre questa regola: ciò che dici, ciò che predichi agli altri, impegnati tu a viverlo per primo. Per essere maestri autorevoli bisogna prima essere testimoni credibili. Il Papa lo dice, siamo fragili, in un certo senso siamo inevitabilmente incoerenti. Tra il dire e il fare c'è sempre una distanza, c'è una tensione. Allo stesso tempo ci invita a un esame di coscienza. Ci aiuti allora a distinguere la doppiezza che è male dalla una fragilità, incoerenza fisiologica, diciamo così? Io credo che la sostanza stia in questo. Se c'è un'intenzionalità, noi usiamo questa parola un po' difficile, però è interessante perché ci aiuta a capire dove va la persona, a che cosa è diretto il cuore della persona. Se la persona tende verso la realizzazione di quello che dice, non ci riuscirà mai completamente, perché siamo fragili, perché siamo imperfetti, perché possiamo sbagliare, ma l'errore si integra in quella prospettiva. Se invece la persona è dissociata, e purtroppo questo è uno dei grandi problemi del mondo in cui viviamo, tendiamo a vivere stabilmente una dissociazione e quindi a essere doppi. Quindi la doppiezza è un fatto di cui uno è cosciente, quindi. Esatto, o di cui, per il quale non riesce a superare questa contrapposizione, questa frattura nella persona, o non fa nulla perché questa frattura possa ricomporsi in unità.
È proprio il caso, dice il Papa, di chi guarda l'apparenza, l'importante è che fuori non sappiano nulla, poi dentro di me invece io vivo questa contraddizione. La persona matura, il cristiano maturo, qualunque sia la sua responsabilità e la sua condizione, tende verso questa integrazione. Ad accorciare la distanza. Non una schizofrenia, ma invece il tentativo di un'unità, integrando anche gli errori e il male verso questo cammino di maturazione. Torniamo alle parole di Papa Francesco. Secondo aspetto viene di conseguenza. Il primato dall'esteriore sull'interiore. Infatti, vivendo la doppiezza, gli scribi e i farisei sono preoccupati di dover nascondere la loro incoerenza per salvare la loro reputazione esteriore. Infatti, se la gente sapesse cosa c'è davvero nel loro cuore, essi sarebbero svergognati, perdendo tutta la loro credibilità. E allora compiono opere per apparire giusti, per salvare la faccia, come si dice. Il trucco è molto comune. Truccano la faccia, truccano la vita, truccano il cuore. E questa gente truccata non sa vivere la verità. Fratelli e sorelle, accogliendo questo monito di Gesù, chiediamoci anche noi, cerchiamo di praticare quello che predichiamo? Oppure viviamo nella doppiezza? Diciamo una cosa, facciamo un'altra. Siamo preoccupati solo di mostrarci impeccabili all'esterno, truccati. Oppure ci prendiamo cura della nostra vita interiore, nella sincerità del cuore? Quanto ti hanno aiutato i bambini a struccarti? Dico questo perché al di là della doppiezza, così come ce l'ha spiegata prima Don Emilio, credo che un cammino di maturazione della fede ci porti sempre più ad andare all'essenziale, a togliere non necessariamente la doppiezza, perché magari uno non ce l'ha o non ce n'ha troppa, però le sovrastrutture, dei tic culturali, di abitudine. In che cosa ti hanno aiutato i bambini in questa purificazione, diciamo? Io ricordo, soprattutto nei primi anni di insegnamento, che ci tenevo a fare una bella figura, nel senso che preparavo proprio le lezioni in un certo modo, e con magari ad effetto, facciamo così, no? Con un modo di... Poi pian piano, proprio con l'esperienza, ho notato che il vero effetto non era quello che io avevo previsto, anzi spesso io ho trovato dei fallimenti, cioè i bambini non rispondevano come io avevo previsto, non si creava quel clima, ma se io ero vera in quel rapporto con Gesù, che volevo magari poi appunto comunicare, loro se ne accorgevano e questo rendeva l'incontro un momento speciale. Quindi questa semplificazione anche nel linguaggio, anche nel modo di preparare le cose, pochi simboli, l'essenzializzazione anche nella comunicazione, un disegno più semplice, dove però c'era questo shock con la realtà, che poi variava, perché una realtà appunto a Monaco di Baviera poteva essere diversa da quella che poi ho incontrato a Zafferana e Teneo o in altri ambiti. Quindi ogni volta vedere chi avevo di fronte e mi colpiva anche il fatto della doppiezza. È vero che non arriviamo a essere forse doppi in quel senso appunto cattivo, ma è vero che ci sono degli atteggiamenti a volte che piccoli sbagli, piccole cose, abitudini che possono a volte poi a un certo punto diventare una maschera e i bambini se ne accorgono. Veniamo da un sinodo, anzi siamo dentro un sinodo che credo ci chiami sicuramente alla conversione in senso sinodale, ma soprattutto in senso evangelico. Di quali trucchi tu vorresti ci liberassimo noi Chiesa? Soprattutto, è stato detto anche prima,
questa ansia di fare bella figura. Il tempo dell'apparato, della messa in scena, Papa Francesco ci sta dimostrando che è finito. Non perché non ci voglia la cura anche per un aspetto esteriore, c'è una dignità in quello che facciamo, ma il tempo dell'autenticità, di dirsi le cose senza paura, senza aver timore delle reazioni e senza ferire nessuno, perché la verità non ferisce nessuno, sei autentica. È come fanno i bambini, appunto, no? Ti dicono quelle cose a bruciapelo che sono vere e uno non riesce neanche ad addolcire la pillola, è chiamato per forza a convertirsi alla verità. Cioè una chiesa più vera, più autentica, senza troppo aver paura di quello che succede, perché in realtà lo Spirito accompagna questo cammino e lui è maestro di verità. E tu hai perduto, perdonami la parola, ma lo so in senso benevolo, qualche trucco lungo i tuoi anni di sacerdozio, non so da quanti anni sei prete, quale però ci devi dire? Ma certamente, ecco, una delle cose che uno nei primi anni ha è quest'idea di voler avere successo nella vita pastorale. In realtà bisogna mettere in conto che noi facciamo la nostra parte con semplicità. Qualche volta questo ottiene anche un riscontro pastorale, altre volte no. Questo non vuol dire che non siamo stati autentici. Forse siamo stati più autentici quando non abbiamo avuto successo. Allora, grazie davvero, Don Emilio. Grazie, Suor Emma. Noi ci diamo appuntamento a domani, come sempre, alle 17:30. Grazie per essere stati con noi. Buona serata.